Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Oggi è mercoledì e sono le 10:30 e i bimbi dormono. Dico i bimbi perché a Napoli hanno dichiarato l'allerta meteo e ora la faccio vedere l'allerta meteo, un attimo solo che vi giro. Questa qua è l'allerta meteo, vedete? Praticamente ieri c'era un vento che non vi dico e stanotte si è scatenato l'inferno, ma oggi sì, il tempo è brutto, ma non è da allerta meteo secondo me. E questo è il mio bel terrazzo tutto allagato. Comunque non è tempo da allerta meteo, non c'è tutto questo vento perché hanno dichiarato l'allerta meteo proprio per il vento che, come vedete, non c'è. E quindi questa allerta meteo ha fatto in modo che le scuole chiudessero, ma vi posso garantire che Lorenzo ieri è andato a scuola, ma il tempo era peggiore e infatti quando sono andata a prendere la scuola c'era un vento che non vi dico, pioveva trasversale, veramente bruttissimo tempo, e secondo me poi da quello hanno dichiarato l'allerta meteo, che però va. Tutto mi sembra tranne che allerta meteo. Prima c'era addirittura un po' di sole, quindi vabbè, lasciamo stare. Però sono contenta perché sta con me oggi, stiamo insieme, anche domani, perché purtroppo domani c'è assemblea nella sua scuola, dovrebbe entrare alle 10:15, ma siccome Luca lo accompagna prima di andare al lavoro, insomma, non può andare, e quindi stiamo insieme 2 giorni. E infatti oggi volevo fare il cambio di stagione, ma anche no, perché già Mattia, insomma, quello che mi fa fare non è tanto, in più c'è Lorenzo, quindi no. Sicuramente devo fare uno shampoo perché volevo farlo adesso, però Mattia prima si è svegliato, poi si è riaddormentato, poi si muoveva, poi un po' ha pianto, adesso sta dormendo e ho paura che se mi butto sotto la doccia poi lui piange. Invece, magari più tardi, se lui si addormenta, comunque c'è Lorenzo, io lo metto vicino alla porta del bagno con la porta aperta in modo tale che lo guardo. Se vedo che si sveglia o sento che piange, Lorenzo interviene, me lo dondola un po' come fa sempre, è molto premuroso nei confronti del fratello per fortuna. E quindi magari questo lo farò più tardi. Una cosa certa che devo fare assolutamente è pulire il frigo, uno perché è un po' in condizioni pietose e due perché qualche giorno fa abbiamo fatto gli hot dog, sono rimasti grauti e li abbiamo messi in frigo e non vi dico la puzza che c'è nel frigo ancora, è andata un po' a scemare, ma se non vado a pulirlo bello con l'aceto, insomma, non è che si toglie del tutto, ecco. Però non andrò a fare una passata abbastanza veloce perché l'ho pulito non molto tempo fa, però nel cassetto dove c'è la verdura, quello sì, lo levo, lo lavo, però non è che devo fare chissà che pulizia esagerata, ecco. E quindi farò sicuramente quello. Vi ripeto, volevo fare il cambio di stagione, ma non è assolutamente il caso. E niente, adesso io ho messo i pomodori qua dentro perché devo fare la pasta col pomodoro oggi, e quindi adesso che magari i bimbi dormono me li taglio e inizio a fare anche il sughetto, così che dopo devo soltanto accendere la pentola per calare la pasta. E niente, quindi adesso vi lascio e inizio a fare quello che devo fare. Stai cucinando la pappa per mamma? No, non è il cucchiaino, questa è la cucchiarella. Bravo. È il cucchiaino.
cucina, cucina per mamma, che buona questa pappa. Oh, mamma mia, vediamo che c'è qua dentro. Gira, gira, gira. Ah, mettiamo nel piatto adesso, impiattiamo, chef. Ah, con le mani, che buono. Con le papà e zio Michele. Piano, piano. Che bravo il mio chef. Salta la pasta, fai così come fa papi, vieni. Come fai? Salta la pasta, vieni, fammi vedere. Oh, mamma mia, sei bravissimo. Sei mio amore. Mi vuoi dare questa pappa così la mangio? Mi posso sedere? Dammi la pasta. Impiattiamo. Oh. Io mangio, eh. Ah, con questa devo mangiare, ok. Buonissima. Ci mangiamo un due. Ci mangiamo un due. Buona. Eccoci qua, è la mezza. Mattia da poco si è riaddormentato, quindi ho giusto tolto un po' di cose che stavano in mezzo, ho rifatto il letto. Adesso stiamo facendo la pappa. La pappa, poi dopo passerò l'aspirapolvere perché adesso stiamo giocando. E poi faremo la pappa vera. E poi shampoo. Fai vedere come sei bravo, metti nel piatto, salta la pasta come fa papi, salta la pasta, fammi vedere. Wow! Bravissimo! Saluta, saluta, ciao a tutti quanti! Non No. vuoi salutare? Dici ciao! Ci vediamo dopo! Non sono capito. Non ci vediamo dopo! Fai così, ciao! No? Si vuole prendere tutta la scena, non vuole nemmeno salutare adesso! Vabbè, vi saluto io e ci vediamo dopo. Niente, io devo rettificare per forza perché lui non vuole assolutamente che io posi il telefono, insomma, vuole assolutamente che venga ripreso. Infatti, sono stata un po' vicino a lui solamente con la schermata. E invece adesso vuole proprio il telefono. Dice che lo devo appoggiare là, quindi io vado a passare l'aspirapolvere. E vi lascio nelle sue mani. Ciao! Ok, va bene?
Vediamo anche la bocca. Io sono riuscita a fare lo shampoo, l'ho fatto quando è tornato Luca dalla pausa pranzo. Ho approfittato che Mattia stava dormendo e mi sono fiondata praticamente, ho lasciato tutto sulla tavola e mi sono fiondata a fare lo shampoo. Adesso sono le 6 meno 10, Mattia dalle 2 e un quarto adesso si è addormentato. È stato praticamente quasi sempre in braccio perché non voleva stare nel passeggino, non voleva dormire, ha mangiato, poi ha mangiato un'altra volta. Lorenzo alle 17, alle 5 si è addormentato e adesso finalmente mi sto dedicando un attimo alla pulizia del frigorifero. L'ho già svuotato tutto praticamente e quindi adesso mi metto a pulirlo, lo pulirò semplicemente con l'aceto. Ho preso questo qua, non è aceto di vino bianco, ma è l'aceto praticamente diceva per vetri, proprio nel reparto pulizie stava. L'ho messo in questo vecchio contenitore dello sgrassatore e con questa pezzolina qua, microfibra, che dice essere per il vetro, praticamente spruzzerò, passerò questa e asciugherò con la carta. E quindi senza perdermi in chiacchiere, perché non vorrei mai che Mattia si potesse svegliare, inizio subito. Thank you.
Eccomi qua, ho terminato la pulizia del frigorifero, come avete visto, l'ho fatta veramente in maniera molto 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 veloce, perché non era sporco, ma quello che mi dava di più fastidio era la puzza che ci stava dei crauti. Ho provato a fare le onde, come vedete, perché volevo vedere se i capelli fossero ancora un po' troppo corti e qua forse mi fa un po' gonfia, però tutto sommato non mi dispiace, non mi dispiace, anche perché poi quelli adesso sono appena fatti, poi si assestano e vengono un po' più morbidi i capelli, quindi non sono più così voluminosi, mi piacciono ancora di più. Qua c'è Bing, ma Lorenzo sta ancora dormendo. Se avete visto un paio di clip precedenti, l'ho lasciato sulla tavola mentre lui cucinava e giocava perché voleva proprio essere ripreso, come vi ho detto. Però poi andando a riguardare quello che ha combinato non si capisce praticamente niente e mi sono fatta un sacco di risate prima nel rivederlo. Però lui voleva dire qualcosa, ma chissà, si è messo a ridere, boh. Si è divertito. Io ho acceso anche un po' i riscaldamenti perché qua c'è Mattia. Ci sono, come si fa? Ok, ci sono i vestiti che adesso andrò a girare per cercare di far asciugare qualcosa il meglio possibile perché sono super incasinata, l'avete visto nel vlog precedente, devo fare la lavatrice dei bimbi e non so dove metterla. Ok. E quindi niente, adesso sono le 18:35, io chiudo qua questo vlog perché devo iniziare a preparare il sughetto per Lorenzo di pomodori, che gli faccio il petto di pollo con i pomodorini, perché non ama il petto di pollo, però voglio vedere se in questo modo lo mangia, se poi non lo mangia in questo modo gli faccio la pasta con il petto di pollo, perché lui è molto, ama molto la pasta, ma non può mangiarla sempre. Quindi se non riesce a mangiare il petto di pollo così glielo faccio con la pasta e sicuramente lo mangerà. E niente ragazze, io vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiato. Mi raccomando, spolliciate questo video se vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così da essere sempre aggiornate. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!